Ciao a tutti webazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Webbo e oggi siamo tornati su Resident Evil 7 perché abbiamo anche questa volta raggiunto il numero minimo di mi piace per continuare questa nostra avventura insieme. Vi ricordo quindi che se volete un altro episodio dobbiamo arrivare almeno a 10 mi piace, che non è questa grande cifra, ma comunque è il minimo indispensabile per farmi capire insomma che volete che io continui questa serie insieme a voi. Dove eravamo rimasti? C'era stato uno scontro epico con il capofamiglia, dove praticamente l'abbiamo investito, poi abbiamo dato fuoco, abbiamo sparato in testa, abbiamo fatto esplodere il cervello, vabbè, l'abbiamo devastato. Non so se ci avete fatto caso, io non l'ho sottolineata questa cosa, ma mentre uscivamo dal garage abbiamo tolto una sorta di statuetta da una cornice che secondo me era utile per aprire la porta del salone. Il salone era il luogo dove dovevamo andare, dove Zoe al telefono ci aveva detto di andare per uscire dalla casa. Andiamo a vedere. Ok, eccoci qua. Ma non mi curo da solo, sono ancora ferito da quel dì, ma possibile? Quindi mi devo curare per forza, se no rimango così. Ok, così. Perfetto, L1. Questa è la coltellata. Questa è per pararmi. Ah no, questo non so che cosa. Ah, l'affondo. Questo è per pararmi, ok. Allora, prima cosa da fare, andare a mettere il gioco. Però, volevo un attimo vedere se mi sto perdendo qualcosa. Tipo qua, 25 uomo, trentenne, magro. Ok, non ho idea di che cosa sia. Qui c'era questo pendolo che io non ho ancora capito a che cosa serva. Moneta? No. Non capisco. Andiamo, ce ne andiamo a mettere il toro. Oddio. Oddio. Questo che cos'è? L'ho già visto. Qui, io volevo mettere il toro qui. Poi, porca miseria, ho sprecato tutte le munizioni inutilmente, secondo me. Ok. Ok. Bene. Oh, mamma. Oh, mamma. C'è tutta un'altra ala. Polvere da sparo, buonissima. Moneta antica, due ne ho già. Forse serviranno a qualcosa queste monete antiche. Oddio. Te la sei vista brutta con mio padre. È tuo padre? Una volta lo era. Mi dispiace, ma è... beh, lui è morto. Forse potresti anche cavartela. Eh? Cosa? Cavarmela? Vorrei che facessi una cosa, ma non posso spiegarti ora. Potrebbe servirti una sorta di chiave, ma cerca di uscire di lì. Ok. Io mi farò viva. Bene. Secondo me ci ha fatto intendere che non è morto per niente. Oddio, l'ombra di quel ventilatore mi sembrava una persona. Ok, qui ci vanno tre teste, che ovviamente non ho. Però ricordiamocelo. Pendolo orologio. Forse questo va nell'altro pendolo. Andiamo a vedere. Da prima esploriamo un altro po'. Oddio, qui che c'è? Oh mamma. Pendolo, ok. Living room. Ah, ok, devo solo girarlo per vedere living room. Un fucile, ragazzi, un fucile. No. Ah, ok, se prendo il fucile si chiude la porta. Quindi dovrò trovare qualcos'altro per compensare. Quindi questo ancora non lo posso... Non entra, ok.
Devo rimetterci il fucile. Devo trovare qualcosa per compensare. La prima di salire, io tornerei un secondo indietro. Andiamo a mettere il pendolo. Oddio. Cane. Basta. Beh, uno l'abbiamo trovato, quindi serviva tutto qua, serviva soltanto questo. Serviva a prendere la testa del cane. Ok, torniamo di là. No, questi rumori sono inquietanti. Ok, lì non c'è niente da fare. Magari troviamo qualcosa da mettere al posto del fucile. C'è un'altra porta. C'è un frusaglie varie. Oddio! Oddio! Ma tu stai ovunque, maledetta! Porca vacca. Buono, magari è l'orbi del paparino. Ok, non me lo posso mettere? No. Mamma mia. No, io lì non ci vado. Ho sentito una voce. Chiusa. Sono sì, l'ho vista la porta, però volevo prendere prima qualcosa qui. Tiriamo al volo? Una sala da biliardo. Un fucile. Non mi fa entrare. Come si entra in queste porte con lo scorpione? Sposta quel delinquente pezzo di merda che abbiamo preso dal salone nell'area di trattamento. Vediamo se abbiamo una mappa. Stanza della nonna, stanza dei bambini, stanza dei genitori. Quindi le stanze sono tutte chiuse. Area ricreativa. Andrebbe una cassetta che però non abbiamo. Eccola. Mia, dice. Vediamola. Ethan, se trovi il video, so che non puoi più fidarti di me a causa di quello che ho fatto. Ma ci tengo a dirti che quella non ero io. Io non lo so che è successo. C'è così tanto che devi sapere. Eccoti qui. Ci hai fatto proprio preoccupare, signorina. Non posso lasciare che mi catturi di nuovo. Ah, ok. Oh, porca. Quella è la nonnina? Sta arrivando? Vieni qui, mammina. Dove siamo? Io sto andando a casaccio, Sono stanca e stufa. No. No, 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 porca. Ok, siamo morti. Riproviamoci. Ok, rimaniamo qui. Che faccio? Sono stanca e stufa.
abbastanza e stufa delle tue stronzate, ragazza. Siamoci qua, non possiamo uscire. Devo nascondermi. Perché mi stai facendo soffrire così? Siamo nascosti. Cosa ho fatto per meritarmi tutto questo? Offrirti eccola del cibo? Eccola. E un tetto? Aiuto. Non riesco proprio a capirti. Proprio per niente. Questo è un dono. Passata oltre, andiamocene. Questa casa. Che cos'è? Questa casa ha visto più di quanto tu possa immaginare. Non riesci a capire. O forse non te ne importa assolutamente. Metto qua. Lo so. Eccola. L'hai vista? Pensate non sappia cosa volete fare con quel ragazzo. Mamma mia. Dove è chi è la mamma? Sta arrivando qui? Ti darò in pasto ai miei piccoli e fertilizzerò il giardino con ciò che resta. Questo potrebbe andare al posto del fucile? Ci dovrei tornare di qua. Credo se ne sia andata. Ah, ok. Adesso me lo fa fare. Ah, devo fare il ragno? Ok. Perfetto. Certo. Magari non è proprio il massimo. Aiuto. Sicuro io ho qualcosa. Mamma mia. Ok. Posso mettermi di qua? Adora. No, vuole no, che no. Diventiamo una famiglia, dannazione. Era lì, era. Tu! Tutto ciò che devi fare è accettare il suo cazzo di dono! Aiuto. Ti amiamo! Perché non lo vuoi capire? Ah, forse quando c'è devo scappare? Adesso? Ok. No, non provare a scaricare la tua bella fetta di colpa. Non me ne vado. Puoi fuggire da lì, signorina? Ah! Oh cavolo, che cos'è? No. E mo? Sì, ok, ma... No. E tu dove credi di andare? Porca vacca. Vattene. Vattene. Ok. Che ti hanno fatto, Mia? Ok. Perfetto. Ah, secondo me queste cassette servono anche un po' a capire dove andare a recuperare gli oggetti. Tipo quella cosa che stava lì in mezzo alla spazzatura. Un libro.
Secondo me potrebbe essere il sostituto del fucile. Qui dentro che c'è? Polvere da sparo, buono. Non so che ci devo fare con la polvere da sparo, ma tutto buono quello che si trova. Le previsioni parlano di una tempesta in arrivo. L'ultima volta che ne arriva uno qualche anno fa ebbi non pochi problemi. Mi sa che dovrò rinforzare le finestre e puntellare il tetto. Forse posso farmi dare una mano da Lucas, che non so chi sia. C'è qualcos'altro che ci può interessare? Oggetti, oggetti. Mamma mia, ogni volta questi rumori. Andiamo con il nostro coltellino. Oh mamma mia. Qui? Niente. Oh, un bagno? C'è un punto per salvare per caso? Munizioni pistola, ottime. Ottime. Ok, mi sento più sicuro. Sangue ovviamente. Cos'è? Dio, che cosa c'è qui dentro? Scultura di legno. Wow. Poi? Non lo vogliamo sapere, la natura di questa melma. Poi qua che c'è? Niente, vuoto. Ok. Cosa devo dire nel bagno? Una moneta antica, un'altra. Ma che cacchio ci dobbiamo fare con tutte queste monete? No, 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 no. È impressionante, non credi? È molto meglio che morire. La mia piccola ci ha offerto un dono. Un dono che è sempre. Io direi che scappiamo, eh. Porca vacca. Parole povere vuol dire che sei fatto. È inutile che comincio a sparare inutilmente. Però io lì ci devo andare. Allora, webazzi, io direi che possiamo chiudere qui questo video perché altrimenti viene troppo lungo. Sembra che questi siano praticamente immortali, cioè quello gli era esploso il cervello eppure è tornato, quindi forse si rigenerano, non lo so. E secondo me dobbiamo tornare nella zona, quella lì che abbiamo visto nella cassetta, cioè non tornare, dobbiamo andare nella zona che abbiamo visto nella cassetta, non so da che parte possiamo passare. Lo vedremo probabilmente nel prossimo episodio. Se lascerete 10 mi piace e quindi la serie continuerà. E ovviamente a questo punto vi invito di nuovo a lasciare un mi piace, un commento se volete. E ci vediamo al prossimo video. Ciao e bazzi.